Oggi ho preparato per voi una focaccia semplicissima che io ho arricchito con sale grosso e rosmarino, facile da preparare con il nostro Messier Cuisine Connect, ma con la stessa ricetta potete prepararla anche con il Messier Cuisine Plus. Adesso seguite il video, vi spiegherò ingredienti e ricetta per realizzarla. Per preparare la nostra focaccia abbiamo bisogno di 360 g di acqua oppure di 200 g di latte e 160 g di acqua. Poi abbiamo bisogno di 50 g di olio, 7 g di lievito di birra fresco, 10 g di zucchero, 15 g di sale e 600 g di farina zero oppure, come ho fatto io, 300 g di farina zero e 280 g di semola rimacinata. La prima cosa che andiamo a fare è mettere nel boccale acqua, zucchero e lievito. Quindi versiamo l'acqua. Mettiamo lo zucchero e il lievito. Chiudiamo il nostro coperchio e andiamo ad impostare il robot. Il robot verrà impostato mettendo come tempo 1 minuto, come velocità 2 e come temperatura 37 gradi e diamo il via. A questo punto possiamo procedere mettendo gli altri ingredienti, quindi le farine, prima la semola. E successivamente la zero, scusate, il sale e l'olio. Come sempre, adesso andiamo a chiudere il tappo ed impostare il robot. Stavolta andremo a selezionare la modalità automatica impastare. Daremo 2 cicli da 45 secondi l'uno. L'impasto è pronto, andiamo a vedere il risultato. Si presenta in questa maniera, adesso lo andiamo a mettere in una ciotola e ci siamo muniti anche di un bicchiere con dell'acqua perché una piccola parte dell'impasto la andremo a mettere proprio immersa nell'acqua. Metteremo ciotola e bicchiere a lievitare in forno. Quando la pallina di impasto sarà salita in superficie, vorrà dire che la lievitazione della nostra focaccia è completa e quindi possiamo procedere alla stesura nella teglia. L'impasto nella ciotola, vi ricordo che è molto molto appiccicoso, quindi ungetevi le mani con l'olio come ho fatto io e in questa maniera riuscirete a lavorarlo molto bene. Adesso mettiamo tutto nel forno con la luce accesa e aspettiamo che la pallina salga in superficie per la seconda fase. Come vedete, la pallina è venuta in superficie. Adesso vado ad aprire il contenitore per vedere quanto è lievitato l'impasto. Come vedete, l'impasto ha raddoppiato il suo volume ed è quindi pronto per essere steso in una teglia che andiamo a cospargere d'olio. Lo mettiamo di nuovo a riposare finché non raddoppia di nuovo in altezza. Dopodiché ci sarà il condimento e la cottura. Ecco l'impasto steso in teglia. Come vedete, ci sono già diverse bolle di lievitazione che io non ho rotto mentre lo stendevo. E stendere questo impasto tra l'altro è molto facile perché ha una consistenza proprio perfetta, quindi lascerò tutto così in teglia finché non sarà raddoppiato in altezza e poi procedo al condimento e alla cottura come vi avevo già anticipato. Ecco, guardate la nostra focaccia come è cresciuta. Adesso la vado a cospargere con un'emulsione di acqua e ne ho messa mezzo misurino del nostro Messier Cuisine e olio all'incirca un cucchiaio e mezzo, e poi la cospargerò con sale grosso e rosmarino. Se non vi piace il sale grosso e il rosmarino, potete aggiungere un cucchiaino di sale alla vostra emulsione. Vado a cospargere tutto quanto sulla superficie e poi in forno a forno caldo statico 200 gradi per circa 20 minuti. Ecco il risultato finale, la nostra focaccia è pronta.
Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, potete mettere un like a questo video e continuare a seguirmi su questo canale In Cucina con Messier. In più, potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia, oppure seguirmi sul sito www.messierricette.it per queste ed altre ricette. E buona focaccia per tutti!